Un uomo torna nel proprio paese d'origine, vaga tra i ricordi di una vita, la casa di famiglia, le botteghe di una volta, le atmosfere che sembrano cambiate, ma nelle quali lui riesce ancora a immergersi. Sta cercando il proprio sé, quel bambino che lì è cresciuto e che ancora scalpita dentro il cuore invecchiato del visitatore, nella nostalgica attesa di un abbraccio materno, ed è rassicurante, seppur fuggevole, incontro col riflesso di ciò che era. Era lui, venuto da chissà dove, racconto tra i più belli e meno conosciuti di Piero Chiara, tradotto in immagini nel notevole corto di Diego Monfredini, si aggiudica il primo premio del concorso Videomaking, assegnatogli dagli amici di Chiara nella serata di Villa Recalcati. Dall'autore, che ha girato il corto sul lago di Bracciano, nonostante sia ambientato sul Maggiore, un grazie alla giuria tecnica e un pensiero speciale a Marco Marchese, splendido protagonista, nonché voce narrante dell'opera. L'ho rispettato nella sua interpretazione del testo e mi ha proprio preso per mano in una lettura anche magari un po' diversa da quella che io avevo fatto, perché appunto anche la punteggiatura, anche l'intonazione di un racconto è sempre diversa e sempre ti conduce da una parte diversa, quindi lo ringrazio. Secondo posto ex aequo per Un rumore nel cuore dei torinesi Bonomo, Castrogiovanni, Fedele e Russo e per La pagella dei ricordi della giovane e prodigiosa Sabrina Stocco, studentessa dell'Istituto Antonioni di Busto Arsizio, che si è distinta qui nelle vesti di regista e poche settimane fa al Chiara Giovani in qualità di scrittrice.